rita d'obbligo. E sinceramente sarebbe stato impossibile pensare a una sua potenziale sconfitta, e si stanno confermando insomma il numero uno. 200 misti uomini, Battistella in alto, Giacomuni, Torrini a scendere, Roverenna, Torlai, Francesconi, Turrini e Pellizzari per l'Aniene in corsia 9, corsia numero 9, sarebbe poi l'ottava prima in basso. Con il Delfino, tanto per gradire, tanto per cominciare, campionato italiano a squadre al margine del Sette Colli che si è concluso ieri. Un Sette Colli di altissima qualità, oltre che di altissima quantità, dove spicca su tutte quella che poi è stata considerata la migliore prestazione degli internazionali d'Italia di nuoto, cioè il 50 Delfino di Thérèse Alachammar. Sì, un punteggio molto alto attribuito al suo 25-37. Terza prestazione mondiale considerando il suo record ovviamente in costume di gomma, quasi da super costume. E il tempo della Veldois anche quello con costume gommoso, per cui insomma una prestazione davvero superba quella di Thérèse Alachammar, anche se i 50 Delfino sono un po' troppo pagati a mio avviso nel corso della storia, insomma è vero sono delle grandi specialiste, però mi sembra sinceramente che la quantità di premi vinti sui 50 Delfino sia decisamente superiore rispetto alle altre gare, molto sbilanciato. Turrini, Pellizzari, Torrini ai 100 metri, 57-41 il passaggio del nuotatore del Livorno. Alla virata dei 150 sempre Turrini praticamente sulla stessa linea. 5 centesimi soltanto il distacco rispetto a Matteo Pellizzari. L'Arinantes Florenzia che con Torlai ha virato per penultima subito sopra l'Ispra. Insomma Ispra e l'Arinantes Florenzia dovranno fare qualcosa in più nelle prossime gare per cercare di evitare la retrocessione. Testa a testa Turrini Pellizzari per i 9 punti della vittoria. E Turrini 2-0-2-57, 2-0-2-81 Pellizzari, Torrini 2-0-6-17. I 9 punti che vanno dunque al Nuoto Livorno che si allontana dalle zone basse della classifica sempre di più. Sì, assolutamente.